benvenuti in questo nuovo video. Oggi test Cava 125 Motard. La moto che abbiamo qua è completamente stock, è del 2008, immatricolata 2007, è una delle poche omologate Motard, disco 320, impianto classico Nissin, scarico stock da pista ovviamente sbloccato, e per il resto adesso mettiamo la GoPro e andiamo a provarla. Check benzina, cioè con cos'è che la misceli? 7-10 moto. Ci sta. Accendiamola. First start. Senti questo rumore da giapponese. Allora, prima faccio il giro e dopo arrivo a far due penne. Che strano feeling tornare su un Motard. Dopo tutto il tempo sullo Zetino, adesso abbiamo un due tempone. Diciamocelo molto onesto. Poi verde è un bel colore. Ivan l'ha fatto bene. Lascio il suo Instagram e su YouTube in descrizione. La faccio scaldare bene. Scaldate sempre i vostri motori prima di sfruttarli. Sento già la potenza giapponese in questa situazione. Allora, mi ha detto che il freno dietro non funziona benissimo. Sentiamolo. Ma che dice? Cioè, più o meno. Bisogna tirarlo di brutto, però funziona. Funzioniamolo! Non lo sto tirando tanto, eh. È giusto per sbloccarlo un pochino. Allora, anche come sospensioni, stock per un Motard, non sembrano male queste. Sicuramente va più giù della mia USA. E vabbè, non sono più abituato a usare Motard e a piegare, quindi ragazzi andrò tranquillo. Adesso vediamo un po' di fare due tiratine e vediamo com'è sta motona. Dicevo che non sono più abituato al Motard, sento che va, ma sento che potrebbe dare ancora di più. Beh dai, non è male comunque. C'è da dire che me l'aspettavo spingesse ancora molto molto di più. Come se la valvola mentre apre è progressiva rispetto alle solite giapponesi che vanno e una certa spam ti arriva la botta pesante. Tornante. Bad. Comunque mi piace. È bella come moto, va bene. È bella cattiva, agile, agile soprattutto, mi sembra molto leggera, e questo telaio anche per impennarlo, tanta roba, mi sto trovando veramente bene. Per il freno aveva ragione, non è che frena benissimo, frena al giusto.
Forse per fare queste cose un po' lente mi serve la gomma un po' più sgonfia, perché così Crisball mi va a destra e a sinistra e devo gestire tutto col corpo. È cattiva, ma secondo me potrebbe essere ancora più cattiva. O sono io che non provo 125 da tanto, ma l'ultimo che ho provato è stato un XCV e dai, andava di brutto. Però una moto così, tripla omologazione, non è affatto male. Però mettendola a paragone alla mia USA e ai K che ho provato finora, questo telaio con queste sospensioni non è affatto male per fare tutte queste cose. Cioè, va giù, va giù, me la sento io che va giù senza problemi sta moto, che non sono più abituato a piegare, soprattutto con moto di altre persone. Non mi metto a esagerare, sinceramente mi sto trovando veramente bene, molto bene. Sorpassiamo la... Let's go! Let's go! Altro tornanz. Sì, dai, tiene. E quel tornante pure con l'asfalto freddo, sempre all'ombra, come questo, che ha pure la sabbietta, quindi evitiamolo. Evitiamole! What the fuck? Bruh. Che cos'erano le rotelle? Ma chi è che va in giro così? I nuovi sport che riescono dentro i boschi. Questa moto in pista secondo me è divertente, ma tanto tanto tanto. Poi vabbè, giustamente se la vuoi usare in pista un impianto così ti si surriscalda in 0,2, quindi meglio puntare su qualcos'altro. Andiamo nella zona di prima a fare due pene. È divertente un botto. Quello che dicevo, vabbè, se me l'ha distrutta io torno a casa con un 7. Eh no, invece è via. Se volevi tornare a casa con quello io mi tengo questa. No no. Sta sgonfiando la gomma per farmela impennare meglio. La portiamo l'uno e mezzo. Sì, vabbè, davanti sti cazzi. Proviamo a vedere già a fare delle impennate adesso sul dritto, se mi tiene effettivamente più stabile avere la gomma un pelo sgonfiata. Non ne sono certo, ma lo scopriamo. Sì, dai, diciamo un pelo meglio. È un po' tosto fare i circle con una moto che non ha molta potenza sui bassi. Infatti serve le sfrizionatine e dei rapporti un pelo più corti per fare ste robe. Ho un po' paura sinceramente ad andare troppo indietro, perché mi sento che il freno è un po' sminchiellato. Ok, per queste cose abbiamo bisogno di KTM per impennare, o dei YZ appunto per impennare magari qualche rapporto più corto, ma per il resto una bomba. Raga, quindi da questo video è tutto, lasciate un bel like, commentate con la prossima moto che volete provare o scrivetemi se avete qualche moto da farmi provare. Andate a seguire il caro Ivan che ci ha fatto provare la moto, ve l'ho già detto in descrizione, il suo canale YouTube e Instagram. Iscrivetevi al suo OnlyFans. Iscrivetevi al mio OnlyFans, a breve lo facciamo. E niente, noi ci vediamo sul prossimo video su OnlyFans. Scopate in moto, ciao ragazzi. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me.